Penso che una delle più grandi maledizioni della nostra epoca e delle persone che ci cascano è pensare che ci sia una correlazione, come diremmo noi matematici, lineare e monotona tra il denaro e la felicità, cioè che se uno ha 120 euro sta meglio di uno che ce n'ha 100 e che questa relazione valga sempre, no? È evidente che c'è una correlazione tra denaro e felicità, ma conta molto di più le scelte che uno fa e le cose a cui uno rinuncia per procurarsi quei soldi. Il primo giorno di galleria, appena che sono entrato, un posto da 350 metri, assieme a 22 persone in una gabbia, ma non era un ascensore, era una gabbia perché era formata di reti attorno, circa 80 secondi per arrivare giù. La maniera io la conoscevo internamente benissimo, perché avevo un servizio un po' particolare, la manutenzione, l'installazione dei telefoni su tutti i punti strategici. Il miniere ho fatto dal 45 al 61, quando ha chiuso. E oggi quanti anni ha? 90. Finiti il 29 maggio. I primi tempi ti sentivi lo stomaco che ti veniva a premere su, perché la velocità erano 6 metri al minuto, al secondo. Veloce, non era ascensore familiare, quando partiva. Gli studi sulla felicità sono chiarissimi da questo punto di vista. La felicità delle persone non dipende linearmente dal reddito. Il reddito è importante quando siamo molto poveri e abbiamo un aumento di reddito, ma man mano che il nostro benessere aumenta, l'effetto di altro denaro è sempre meno importante. Sono fondamentali altre cose come la vita di relazioni, quello che uno costruisce, le sfide che si vivono, quello che uno spende per gli altri nella vita, no? Eravamo tutta una famiglia, ci si aiutava nei momenti bisognosi, negli atti magari di bisogno anche di una famiglia che si trova in difficoltà, non finanziariamente, magari con il male o con delle cose. C'era uno, un signore, che gli franò, che diede bene, dico per 40 anni in carrozzina è nato. La definizione più bella di felicità che io conosco è quella di John Stuart Mill. John Stuart Mill dice: non si è felici cercando la propria felicità di per sé, ma lo si diventa dedicandosi a qualcosa di utile per gli altri, che sia la scienza, la filantropia, l'arte. Nel perseguire questa strada uno trova la propria felicità lungo la strada. Ecco. E se veniva via, salutavi la famiglia e te giravi, io mi commuovo perché ero troppo preso. Quando lasciavo io la moglie e il figlio la sera o il giorno, pensavo, tornerò a casa, mica lo sapevo. Era una cosa terribile, poi incontravi degli amici, ti incontravi con gli altri, incominciava lo scherzo, incominciavano i ragionamenti e passava, poi il lavoro era questo e bisognava affrontarlo. L'andata era un po'... ma il ritorno in superficie era più felice, era più un fatto compiuto. Oggi abbiamo centinaia di migliaia di dati che mettono in relazione la soddisfazione di vita delle persone con tutta la loro storia. Tutti questi studi ci danno un risultato straordinariamente simile, sia che li facciamo in Uzbekistan, negli Stati Uniti, in diverse epoche. La felicità delle persone dipende sempre dalle stesse cose: la qualità della loro vita di relazioni in primis, il successo della loro vita relazionale, un buon, ovviamente, tenore di vita, ma non linearmente dal reddito, come dicevo, l'avere un'occupazione. Ecco, queste sono le cose fondamentali. Quindi io penso che una delle dannazioni più grandi della vita di oggi sia proprio quella di queste persone che non si rendono conto che non esiste questa relazione lineare col denaro e che magari in qualunque scelta, dovendo scegliere tra un lavoro e l'altro, se un lavoro
da qualche euro in più, ma ci porta a ad andare lontano, a distruggere la nostra vita, si sceglie comunque quella cosa. Questo credo sia il problema più grande. Mi ricordo che mi diede allora il BB gas, si chiamava il BB gas, per cucinare. Venne fuori il BB gas con la bomboletta. C'era come un comodino con un piccolo vetro che ci si metteva un tazzino, qualche cosa, no? Era un lusso, era una vetrina da adesso, era un armadio, no? L'esito finale di questa disperazione, diciamo, è proprio quella di cercare più soldi nel minor tempo possibile. E quindi l'esito finale di questa disperazione dei giorni nostri è la fuga nell'azzardo, nella speculazione. Teniamo conto appunto che ciò che veramente ci rende felici è il tempo speso investendo in attività faticose ma che danno ritorni nel futuro, quindi costruire un'azienda, costruire una famiglia, sono tutte attività che richiedono tempo, investimento e soprattutto come ingrediente di base la fiducia nel futuro. Nessun imprenditore inizia un'attività economica se non ha fiducia nel futuro, nessuna persona mette al mondo dei figli o costruisce una famiglia o un progetto affettivo. Ecco, quando la disperazione arriva a livello massimo e quindi il tempo si accorcia sull'oggi, il progetto di impresa diventa speculazione, diventa cercare di vincere soldi al gioco, perché in quel modo fondamentalmente non c'è nessun investimento, non c'è nessuna attesa di un raccolto, ma si schiaccia un tasto e si cerca di vedere se la fortuna ti dà qualcosa oppure no in quel momento. Ecco, ci sono alcuni giochi che promettono la rendita per la vita, no? Esattamente stanno promettendo esattamente quello che tolgono, cioè perché cercare di fare la grande vincita a questi giochi è distruggere la rendita che uno ha, lo stipendio, la pensione, mentre la probabilità di vincere quella somma enorme che ti consentirebbe di avere una rendita per la vita è talmente bassa che non la vincerai mai, non arriverà mai a quella situazione. È come pescare una pallina nera in un insieme di palline bianche che riempie il Duomo di Milano, insomma. Questa vita, la mia vita è stata una vita di fatica e basta. Come dice Stardi, a 6 anni hanno apparato pecore. Dai, sai, fai pecore, andiamo a fare le cose per i maiali. Toccava guadagnarsi il pane. Non è vero che lo Stato con l'azzardo ci guadagna, perché l'azzardo è mancato consumo e le tasse che si pagano sull'azzardo sono inferiori all'IVA che si paga sui consumi. L'azzardo produce patologie e dipendenze che poi lo Stato deve curare e spesso chi guadagna dall'azzardo evade il fisco e quindi lo Stato perde anche parte di quel prelievo fiscale che già è più basso rispetto ai beni di consumo. Il problema di fondo è quello filosofico che dicevamo prima, cioè identificare la felicità, in questo caso pubblica e non quella privata, con l'aumento del reddito, con l'aumento del PIL fatto non importa come. Esattamente la stessa cosa che fa poi il singolo quando identifica la sua felicità con l'aumento del proprio reddito non importa come. C'ho 14 anni e 12 giorni. Nel 1948, io 3 giugno finisco il compleanno, mi morì mio padre il 15 luglio. 5 figli. Io ho un fratello in questo momento in solidarietà, una moglie in solidarietà e devo dire che penso che la solidarietà sia molto molto meglio per quanto riguarda i lavoratori piuttosto che la cassa integrazione o il licenziamento. Cioè, la perdita di un lavoro non può essere compensata con il salario, la perdita del lavoro è molto di più, è il fatto di svegliarsi la mattina e non avere un ruolo magari in una famiglia dove poi gli altri vanno a lavorare o vanno a scuola, quindi è un problema fondamentalmente di dignità, avere dei diritti e dei doveri. Sì, sono contento perché sono nato dal nulla, sono riuscito anche da ragazzino a studiare, però è quello che dico, i sacrifici, le cose sono state tante, 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 tante.